Signora, lei è morto? Wow, ok. Ma il tizio di prima del vinello, alla fine l'ho ammazzato. Oh, diamoci una calmata. Ma per davvero? Aio, tutti molti immortali. Aia, aia. E adesso con queste nuovissime bellissime strade arriveranno sì più persone, ma io dovrò lavorare anche di più. Ciccio, ma lo faccio per te che magari esce il serpentello e ti smozzichi, eh. Come alarm! Come alarm, ma porca la miseria. È fatta, è fatta, è fatta, è fa... Che succede? I colleghi mi sparano. No, bastardi, bastardi, aspetta. Compagni, siamo qui riuniti alla dogana di Karikatka per celebrare un nostro compagno che è stato ripetutamente ucciso, riportato in vita, ucciso e via dicendo. Ovvero Novik, che adesso è lassù in paradiso a non fare un cocchio. Scusi, ma le pare il caso? Porti pazienza. Come dici, Novik è ancora vivo? Per davvero? Ah, uno zombie Novik! Uccidetelo presto, è risorto di nuovo. Ah no, era il vero Novik, mi dicono dalla regia. Vabbè, hai ucciso il tuo compagno. Scusate, cos'è sta storia due pesi due misure? Se lo mettono sotto gli immigrati va bene, nessuno gli fa nulla e via dicendo. Se gli sparo io, allora è un crimine. Vabbè, facciamo finta di nulla che è meglio. Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Contraband Police 1979 Edition. Sì signori, io sto gioco ormai lo finisco fin tanto che non raggiungiamo il grado massimo della mia professione. Perché nella parte di video che dovete ancora vedere, che mancano 6 minuti, ve la faccio vedere adesso, ho scoperto che non ho raggiunto la promozione massima. Ma che stracocchio, quindi figlioli, noi ci si vede fra 6 minuti. Ah, che ore sono peraltro? Le 4 passate e oggi dobbiamo pattugliare. No, la pattuglia, no, che non c'ho voglia. Zio Billy, ho capito che esiste il color ruggine, ma questa è tutta ruggine. Ok, rifiuto giustificato, 4.800. Straniero, signor straniero, se mi dà magari il documentino, la butto là. Non lo so, cosa hai avuto a fare in dogana? Signore, stavo notando che la targa del suo veicolo è 0RR e... Oh, guarda, 0RR, signore. Non prendiamoci per il chiurlo, scenda dal veicolo. Prima che la percuoto ripetutamente con la targa. Allora, scarichiamo tutta sta roba. Dietro c'è qualcosina. Brighella, ciccio. Brighella, com'è che ti chiami? Burom. Ti faccio il culo a strisce, Burom. Ah no, aspetta, questo serve... No, stai buono, scusa, ho usato l'attrezzo sbagliato. Anni sono stati crudeli anche per me. Armi, ciccio. Con le armi non farai troppa strada. Ah, ti mancava anche una parte di auto, peraltro. Aspetta, accoltelliamoli male gli pneumatici. Come fai ad avere munizioni e il resto dentro gli pneumatici? Ma che stracocchio, come funziona? Oh, ma è inarrestabile sto tizio, eh. Oh, bravo, quando lui contrabbanda, contrabbanda per bene, è qualcosa di assurdo. Fatemi controllare anche sotto i sedili, perché ogni tanto fanno lo sfurbacchiones. Vedi? Vedi che ti dicevo, sopra nulla. Stai veramente per passare un brutto quarto d'ora. Ma vabbè dettagli, allora fatemi dare un'occhiata. Qui è tutto tranquillo. Vediamo se nelle valigette... No, no, un paio di munizioni in più, così giusto per simpatia. Niente in mezzo ai detergenti. Stavo per lasciar stare, non mi ero accorto del vano portoggetti, ciccio. Dai, dopo ti portiamo in gita con noi, tranquillo. Ok, un'altra giornata di onesto lavoro. Perfetto, quanti criminali abbiamo qua? Uno e due, basta. Ma per davvero? Signori, tranquilli che troviamo qualche compagno per farvi compagnia. Scusate il gioco di parole. Ok, per il resto era l'ultimo cliente? Sì. Ciccio, veloce. Ripulisci tutto che io me ne vado da qua alla velocità della luce. Ah, solo 175 dollari. Ma anche no, signore, ma anche no. Allora, quante... C'ho abbastanza proiettili per dover di cronaca. Oddio, dobbiamo andare alla cava. Quindi, a sto punto, cogliamo la palla al balzo, come dicono i castratori di canguri, e trasportiamo anche Gianni e Pirlotto. Altro che Pinotto. Aspetta che non ci sia qualcuno qua dietro che pensa di fare il furbacchione. Tanto, come ben sapete, per accettare la missione devo sempre entrare all'interno della cava. Vabbè, i fanali erano accesi, scusate! Sono stati commessi degli errori. Aspetta che lo metto sotto il tizio della missione. Ok, il veicolo comunque è abbastanza integro. Ciccio, pagami bene. 5,60. Meglio che nulla. Aspetta che non sparo qualcuno per errore. Buon uomo, mi narri tutte le sue vicende. Meno male che sei qui. Dobbiamo assicurarci che il percorso del trasporto dei prigionieri sia sicuro. E ovviamente chiamano il signor Telonovsky di Akaristan, no? Di Arstorsk, che stracocchio. Allora, accendi motore, accendi sirene. E cerchiamo di non investire nessuno mentre provo ad uscire. Sicuramente in una di queste torri ci saranno dei documenti del KGP lì, come cocchio si chiamano. Sì, ma dove dobbiamo andare? Ma che giro di M.
Ok, direi di fare un saltino prima da questa parte e poi ritorno casomai sui miei passi. L'andiamo un po' ad allungare, ma... Oh, ragazzi, questo passo al convento. Aspetta, aspetta, ok. Fai retromarcia, non ci sarà sicuramente nessuno dietro. Su cosa ho sbattuto? Se ho sbattuto su qualcuno? No, vabbè, non lo sapremo mai perché gli specchietti retrovisori in realtà sono solo estetici. Il prossimo punto di controllo, ciccio, è fuori dalla galleria. Beh, spero che non mi tendano un agguato in galleria. Avrei pochi punti in cui nascondermi. No, e infatti dice uno e l'ultimo è... Dopo la locanda dell'orso ubriaco. Vabbè, ho tempo di bere anche un bicchiere d'acqua nella vita vera. Ah, zio Billy, ho mangiato veramente troppo. Mia madre ha cucinato una marea di roba. È sempre un piacere. Perché ammetto, dopo tanti anni che vivo da solo, la cucina casalinga ti manca. Poi se hai dei genitori che cucinano bene, è sempre un piacere. Onestamente preferisco che cucinino i miei piuttosto che andare al ristorante. Non per una questione di soldi, è che proprio cucinano bene. È un piacere veramente culinario e tutte cose. Aspetta, aspetta. Prendi, no, mi ha spaccato tutti i finestrini. Oh, oh, diamoci una calmata. Ma per davvero? Aio, tutti molti immortali. Aia, aia, mi hai colpito leggermente a un testicolo, ma vabbè, dettagli. Basta spararmi al veicolo. Ma porco canaglia. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco qua. No, ma più morto. E vado anche te, più sbado anche te. Posto? Guarda, stai rimanenti uno. Ah, sei laggiù, aspetta. Ok, 1120 dollari per far fuori 5 persone. Anche abbastanza economico in fin dei conti, eh. E poi assi... Aio, dove sono finiti i cadaveri? Vabbè. No, i cadaveri non despawnavano. Despawnavano dopo la fine della missione. Davvero? A quanto pare sì. Ma che due maroni. Mi stanno finendo i proiettili. Tra un po' davvero devo uccidere tutti a ceffoni. E spegnete quella sirena. Vabbè, sono comunque le 9 di sera. Neanche troppo tardi. Arriviamo alle 11. Però insomma ci siamo capiti. Ed eccoci ritornati in dogana. Mi restano 6700 euro. E in dollari? Aspetta, aspetta, aspetta che controllo i potenziamenti. Perché mi sono dimenticato effettivamente se potevamo comprare qualcosa. Vorrei migliorare. So che è una cavolata. Il gate. No. Richiede... Come livello 11? Non c'era un livello 11. Avevano detto che il massimo era 10. Ma... Ah... Ok, ci sono rimasto un po' male. Avevo letto quando presentarono il tutto che dicevano il livello massimo è 10. Ma porca di quelli per porca. Ok. Ok, a quanto pare la mia carriera non è finita. Com'è possibile che poi mi abbiano arrestato per corruzione e tutte cose? Vabbè, non importa, per adesso andiamo a dormire. Sperando che nessuno urli nel cuore della notte allarme, che se no gli picchio male tutta la famiglia. Non urlate, non urlate, che ve la picchio con la famiglia. Bravi, bravi. Una nottata normale per una buona volta. E che stracocchio. Ed eccoci ritornati al presente, in una linea temporale in cui Novik purtroppo non è stato trucidato male male. Buongiorno signore. Ma porca di quella ipervacca, mi vuole dare i documenti? Allora, il signore trasporta una mucca. E di Al-Barak, ah, non c'è più il limite d'età, ovviamente. Allora, numero di passaporto corretto. Isad Ozer trasporta una vaccozza. Ah, Ozar Ozer, aspetta, quasi non me ne ero accorto, in effetti. E 13 aprile 1979, ciccio, ma per davvero? Almeno la foto è giusta. Meno quella. Signore, non per dire, ma uno dei suoi documenti è chiaramente di colore... Corrisponde? Ma santo daltonismo, ero sicuro... Era questo quello sbagliato? Signore, non mi faccia arrabbiare. DMO, DS oppure la Atari. Pur la Atari, siamo già a 4X. Non è che mi trasporta contrabbando, vero? No, no, tranquillo. Sono già pieno zeppo di materiale di contrabbando serio, ma lei non mi compra nulla, pertanto non ho motivi per farla entrare, buon uomo. Fuori dalle balle, lei con la gran vaccona di sua suocera. Ehi, piccola, ricordati di chiamarmi, mi raccomando, ti faccio entrare io da Darstorska, a Karikatka. Ok, ispezione perfetta, 345... Cosa? C'hai due polli? Ma per davvero due polli? Sì, dichiara due polli. Lo sapete tutti qual è la mia politica? Se c'hai dei polli a bordo, allora ti faccio entrare. Beh, sei un idraulico, ok? Me la rischio, me la rischio. Tanto siamo al secondo cliente della giornata, peggiore dell'ipotesi. Riavvio la partita e chi si è visto, si è visto. Ciao, pollo! Chiamami anche tu, mi raccomando, che mi sento solo al baretto ultimamente. Ah, a proposito... Oh, porca miseria! Era giusto, due finestrini rotti a Karistan e passaporto falso. Buon uomo, vuole mettere sotto Novik... Non era una richiesta, era un ordine se vuoi entrare. Signor Ikudal, che diventa Ikufal, toniste. 19 agosto, 5 agosto del 79. Ok. Ciccio. Tuttavia, questa è un attimino la data leggermente scaduta. Ma la rottura di balle, che adesso ti devo conteggiare. Tutti gli stracocchio di bagagli, gli altri... Ah, sei quello che trasporta i tre gabinetti perché c'ha troppi buchi del culo. Sì, ma ci siamo capiti?
Qua nulla. Quindi 2, 2, 3. E io ho il 3, 2, 1, 0. Buon anno. Allora, anche la lettera di vettura è sbagliata. La macchina come se la passa? Oh, oh, due fanali rotti. Aspetta un attimo, no, quello era due finestrini rotti. Lui ne ha solo uno, mi pare, di finestrino rotto. E ha addirittura due ruote bucate. Zio Billy, ma davvero come le tenete ste auto, gente? Ah no, mi ero sbagliato, non è un finestrino rotto. Tuttavia c'è uno specchietto mancante. Questo è poco, ma sicuro. Signore, ho un po' affrettato il controllo, non glielo nego. Timbrino rosso is the way, fuori dai maroni. Oh, potevi trasportare dei polli e magari ti avrei fatto entrare, invece no. Trasporti quel cesso di tua moglie, tua figlia e tua cognata. E mo basta veramente però. Buongiornissimo principessa. Lei mi puzza di contrabbandiere, non so come altro dirglielo. Documentos. Sì, ispezione perfetta. Forza che ho bisogno di denaro. E che stracocchio. Signor Laziz Kumar trasporta un sacco di caffè, anzi tre sacchi di caffè. E 5 bagagli più 3 sacchi di caffè. Beh, non è che mi sei fuori di peso, vero? 1440. Sei dentro di pochissimo, la Ziz. Cosa giusto, data giusta, i colori direi. Ok, senti la Ziz. Anche l'auto mi sembra un pochettino arrugginita, ma non ho notato troppe parti danneggiate e via dicendo. Zio Billy, sto facendo i controlli alla velocità della luce. Che dobbiamo fare di bello quest'oggi? Abbiamo... No, gli inseguimenti d'auto, no. Quello che mi trasporta il vinello, bastardo. Perché non mi offri mai da bere, bastardone? Non ti dovresti vergognare? Allora, Sevda Tayev, due botti di vino. Io non ho visto botti di vino, quindi è meglio scaricarle. Lo arresto, porca miseria, se non mi dà una parte del bottino. Vabbè, Sevda, dai, per stavolta non faccio la caristano corrotto. E che stracocchio, la targa, sì, diciamo che è la sua. Mi rompe le balle farlo entrare. Ma porca di quelli per porca. Potevamo sparargli dicendo ma aveva un'arma, ha tentato di minacciarmi e tutte cose. E gli rubavo il vino. Abbiamo fatto di peggio a questa dogana, ve lo garantisco. Aia, aia. Buongiorno principessa, con l'auto non messa bene, decisamente non messa bene. Il signor Procopi Pluta. Zio Billy, davvero che nomi brutti. Procopi, Prokipi. Già qua non cominciamo bene. E non vorrei dire una curbelleria. Ah, Karistan, questo documento ha colori furbi. È giusto. Ah, pensavo. No, non voglio fare soldi, Procopi. Tuttavia ho notato, se non mi avessi interrotto non l'avrei fatto, che la tua fotografia è sbagliata. E siamo già alla seconda irregolarità. Ok, questo corrisponde. 26 aprile, pure questo è scaduto. Questa non è una Micros. Ciccio, Micros vuol dire piccola. La tua è un'auto media. Aspetta che magari pure ciccata la targa. 8, 9, 1, 6. UK, UF, pura la targa. Zio Billy, ti sparerei su un... C'è pure l'auto danneggiata. Guarda bagagli. Non mi dire che sei pure fuori peso. 1390, 1520. No. Allora, abbiamo detto che ha un finestrino rotto e almeno una gomma bucata. No, due finestrini rotti e ti mancano entrambi gli specchietti. I fanali almeno sono integri, ciccio. Dai che mi stai facendo perdere tempo, che non c'ho nemmeno io voglia. Date un attimo che il furbacchione c'ha due finestrini rotti e quindi mi sono un attimino allarmato. Ma... no, non vedo serpentelli su nulla. Scusi, scusi, scusi. Forse mi sono allarmato per nulla. Comunque il timbrino rosso non te lo toglie nessuno. Ma come, perché? C'hai 8 milioni di regolarità, ciccio. Ok, se non arriva nessuno, questi sono gli ultimi due clienti. Bravo che ti sei fermato, che ti tenevo sotto controllo. Novik dov'è? Novik è già passato purtroppo. Buongiornissimo. Questa è una Micros, lo vedi? Questa è una Micros. È l'auto dei poracci, va che faccia da poraccio che c'è sto qua. Oh, rifiuto justificational. Scusi signore, mi perdoni, non volevo farle car shaming. Comunque abbiamo una gomma mancante. Zio Billy. Lì manca anche il paraurti. E un... è una luce rotta. Della serie è meglio abbondare. Il signore trasporta tre bagagli e due detergenti. Ok, fin qua tutto bene. Tuli, tuli, tuli. Micro. Non penso abbia superato il peso. 5 febbraio. Dai, per il resto direi che non ci sono motivi per non farti entrare. Vieni, Tuli. Sì, però ripara sto schifo di auto. Già è piccola. Quanto ti costerà mai farla sistemare? Lascia aperto che ti area un po' il motore, che spuzza. Ottimo, era un'altra ispezione perfetta. Polli! Polli tutti e due vivi, è veri? Bra. La manina te la rimetti fuori? Che certo, signore, subito.
Eccola lì. Lo sapevo io che c'era qualcosa che non mi garbava, signor Dania Ozer, che è diventato Daniaf nel frattempo. 22 di... Eccola lì, un'altra irregolarità anche qua. Buon uomo di Albarak, noto un po' di colori strani. Forse la lettera di vettura. No, questa è giusta. Perché ho visto due documenti scuri, forse entrambi sono sbagliati. Il timbro è giusto, invece. Fammi controllare il peso perché stai trasportando un bel po'. Porca la miseria, e siamo alla quinta. Vediamo un po' che almeno il carico sia corretto. 6 e 2 polli, io ne ho 4 più 1 che non riesco a inquadrare. E l'ultima valigia non c'è, quindi pure la lettera di vettura. Tutto rosso, almeno l'auto in condizione è. L'auto in condizione buona, aspetta che non ho controllato la... Targa SRO2841BD. Ok. Aspetta, lui viene a fare il minatore, ma non è fra le professioni richieste. Quindi mi violi pure le norme d'ingresso. Questo non è colpa tua? Però sì, credo che lei vinca il premio come cliente con più crocette, Ciccio. Porco canaglia. Ok, era anche l'ultimo cliente della giornata. Che fatica la mia esistenza. Dovrebbe essere un controllo perfetto, eh. Ah, io quanto ci vuole a farlo passare, signore? Sì. Rifiuto giustificato, 9.300 dollari. Allora, manca un po' ancora la mia prossima promozione e mi daranno gate 4 e decorazioni 4. Quindi con tutti sti soldi io che ci compro, scusate. Oddio, potremmo risparmiare un altro po' di denaro e comprarci le strade di livello 4. Cos'è, una roba quasi londinese, migliora anche l'estetica del resto del posto. Sarei quasi tentato, voglio dire, passo la maggior parte del tempo lì al centro. Abbiamo anche un bel po' di roba di contrabbando. Ok, siamo onesti, abbiamo decisamente troppa roba di contrabbando. Magari possiamo fare un saltino alla centrale di polizia. Perché, no ragazzi, abbiamo troppa roba. Ecco qua, vediamo di riempire un po' il camion. Datemi mezzo secondo perché sono pieno zeppo anch'io qua di alcol e il resto. Sarei anche tentato di potenziare il veicolo, ora che ci penso, visto che abbiamo un... inseguimento, ma se siamo fortunati magari lo faccio schiantare da qualche parte. Dai, incrociamo le dita. Dite che ci sono dei documenti del KGP alla locanda dell'orso ubriaco. Dovrei fare un salto appena possibile. Dicevo, incrociamo le dita e speriamo di riuscire a catturarlo. Vai a tutta birra! No, no, non mi hai acceso la sirena? Ma vabbè, dettagli. Ok, dobbiamo incontrare il mio collega che è uscito dalla locanda dell'orso ubriaco. Chiaramente era anche lui ubriaco come l'orso. E si è probabilmente schiantato da qualche parte. Aspetta che fermo qua. C'è un finestrino mezzo smazzucato. Devo farmi il controllino da solo. Poliziotto, dica tutto. Compagno, mi è scappato un tizio dal posto di blocco. Ma dove che lavoro io tutto il giorno? Quale posto di blocco? Quanti ne abbiamo? Mi sono messo subito al volante per seguirlo, ma sono finito in una dannata buca. Ovviamente. Ve l'ho detto io che era mezzo imbriaco il bastardo. Ah, mi danno solo 5 minuti. Il fuggitivo. Devo tornare indietro per catturarlo. Oh, ma che rottura di maroni. Forza, 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 speriamo di non avere nessuno dietro. Vediamo un po'. Una volta tanto è stato così. Quello che mi fa triggerare male di questo gioco, ad esempio quando siamo alla dogana, è che non posso sparare alle ruote del fuggitivo in modo tale da prevenirne la fuga o da rallentarlo considerevolmente. Non cambia assolutamente un cavolo di nulla. Bravi, no, rimanete lì, non rompete i maroni. Zio Billy, se si bloccasse in galleria sarebbe il top del top. Ok, ha un furgone medio. Dovrei farcela a raggiungerlo senza troppi problemi. Signore, sono pieno zeppo di materiali di contrabbando. Se si ferma gliene regalo un po', giuro. Anzi, te lo metto direttamente come prova contro di te. Lasciamo sterzarsi il bastardo. Dai, ci siamo. Vai che lo butto fuori strada. Ah, no. Abbiamo ucciso un tizio, credo che abbiamo ucciso un tizio. No, no. Ok, sono abbastanza sicuro che sia morto un tizio. Non so se mi hanno detratto del denaro perché non mi ricordo quanto ce ne fosse prima. Signore, lei è morto? Wow, ok. Ma il tizio di prima del vinello, alla fine l'ho ammazzato. Mi daranno tantissimo la colpa. Mi daranno super mega tantissimo la colpa. Oh no. Oh no. Ok, lasciamolo lì. Chiaramente è colpa del Parkinson, io non c'entro nulla. Allora, teletrasportiamoci alla stazione. Vabbè, centrale di polizia. Vi rendete conto di tutte le persone che potevo accidentalmente uccidere durante un inseguimento? Proprio il tizio che avevo minacciato di morte pochi secondi prima. Ma è veramente un complotto internazionale. Signore, buongiornissimo. 1501 dollari. Ok, in teoria ci bastano per comprare il potenziamento delle strade. Però c'ho anche un po' di spese da sostenere per il pagamento di stipendi. E chi più ne ha più ne metta. Quindi che faccio? Me la rischio? Una volta avevo un riepilogo corretto di quanto denaro avrei dovuto spendere.
Adesso invece no. Allora, ricordami un po' quanto costano le strade. Ah no, 10.400. Allora, sì. Il problema, ovviamente c'è il rovescio della medaglia, è che adesso con queste nuovissime bellissime strade arriveranno sì più persone, ma io dovrò lavorare anche di più. Infatti mi dicono dalla regia che arriveranno 10 clienti ogni singolo giorno. Oh, zio Billy. Ok, aspettiamo che sorga il sole perché di notte non riesce ad ammirare nulla. Speriamo che non ci sia nessun alarm. Lo eviterei molto volentieri. Non posso fare voci più serie, ragazzi, che mi sto riprendendo da una leggera influenza. Quindi ho la gola spappolata e tutte cose. Non vorrei dire una minchiata, ma l'omicidio non me l'hanno addebitato. Non vedo nulla sul riepilogo di questo mese. Ok, ed è l'alba di un nuovo giorno. Tranne che per il tizio che ho brutalmente ucciso proprio ieri. Giorno 35, veicoli pericolosi. Oh oh. È un riferimento a quello che è accaduto ieri. Secondo le ultime modifiche al codice della strada, alcune autovetture non soddisfano più gli standard di sicurezza richiesti. L'accesso ai veicoli Ilic 57 Alam e Azam 72 è vietato. Guarda che serio che è adesso con le cosine che puoi aprire, il vetro davanti. Abbiamo un nuovo ricercato. E tra i contrabbandieri abbiamo 3 fanali non funzionanti, 2 finestrini rotti a Caristano e passaporto. Buongiorno principessa, mi dia tutti i documenti. E non rompere le balle, Pavle. Il nome corrisponde, numero di passaporto anche, è uno Zagre, quindi sei a posto. Targa, la targa non la posso neanche controllare. Ciccio, ti vedo un po' pendente. Ah, dicevo, la targa non la posso controllare perché ti manca un paraurti e hai una gomma bucata. Aspettate, ma qui manca un pezzo. E... ah, ecco, mi sembrava che ci fosse qual quadra che non cosava. Ma ti pare il caso? I finestrini tutti integri? Diciamo di sì, tuttavia dall'altro lato ti manca uno specchietto retrovisore. Allora, signore, non ho visto nessuna irregolarità, pertanto... direi che lei è il degno possessore di un bel timbrino verde così di primo mattino. Sì, se ne vada perché devo controllare tanta gente. Cosa dobbiamo fare di bello quest'oggi? No, ma mi prendi per il culo. Ma porca la miseria, di nuovo il contrabbandiere. Ok, ingresso valido, ispezione perfetta. Peraltro, scusate. Sì, ora sì che le strade sono uno spettacolo. Ma che bello adesso. Hanno sistemato tutto, vi ricordate in che stato era sto posto? No, questo qua è ancora un po' rovinato. Ma per il resto, wow. Cioè, non vale 11.000 dollari in nessun universo parallelo. Ma insomma, ci siamo capiti. Scusi, si faccia vedere bene in faccia? Questa chiaramente non è la sua faccia, perché nella foto mi è invecchiato parecchio. Signor Petr Imanaliev, cioè, mi sta salendo una dislessia di proporzioni bibliche. 17 novembre, turismo, 9 giugno, siamo il 2, ok. Allora, lui viene dal regno di Arkei, ma, come ben sapete... al regno di Arkei piacciono le coroncine, non le stelline, ciccio, i colori mi sembrano giusti. Hai un Azam, che peccato, violi le regole d'ingresso, Petr. Per il resto il veicolo è perfettamente integro. Dannazione, non c'ho voglia di controllarti la lettera di vettura. 8 bagagli, 1, 2, 3, sì, mi pare 4, 5, 2, 2. Dov'è l'ultimo? Ah, l'ultimo lì dietro. Ok, signore, abbiamo abbastanza, non ho fatto un controllino perfetto perfetto, ma va bene così. Timbrino rosso, perché davvero se no non riesco a... mollami! A controllarli tutti. Avanti, prossima, forza! Buongiorno, principessa, come va? Tutto bene? Aspetta, apro subito qualcosa lì, non appena vedo qualcuno. Sì! Rifiuto giustificato, ispezione. Perfetta, signor Farab Waib. Noto qualche leggerissima irregolarità, il numero di passaporto è corretto, la data di scadenza invece no. Allora, non mi puoi fregare due volte con lo stesso identico trucco, porca, e anche la miseria, la vogliamo smettere? La targa mi corrisponde, il veicolo, olè. Mi sembra anche abbastanza integro. Oh, zio Billy, quanta roba ci avete. Dovrei riuscire a far... mi ha teletrasportato fuori, mi sono spaventatissimo. Sta a farmi mai più sti scherzi che mi sono veramente cagato male. 1, 1, 2, 7... no, potrei aver controllato di merda io. Probabilmente sì, ma diciamo errore sulla lettera di vettura. Signore, potrei aver riscontrato giusto qualche leggerissima irregolarità nella sua documentazione. Mi permetta di permettere di prepararsi meglio alla prossima interrogazione. E che stracocchio. Dai, mancano 4 contrabbandieri e un ricercato. Signore, mi dica che lei è ricercato. Oddio, è ricercato veramente?
E ci assomigli proprio un sacco. Non ti sei neanche cambiato il cappello, imbecille. Ciccia, ciccia, vieni. Aia, sportellata sulle gengive. Te la do io sulle gonadi la prossima volta. Vieni a giocare con noi che c'è un tizio che si sente solo soletto. E tu gli farai compagnia. Ma almeno cavati il cappello, non lo so. Rasati la testa a zero, cretino. Eccoli là. Dov'è, dov'è, dov'è? Ah, vedo il braccino. I gemelli imbecillità, altro che i gemelli, meraviglia. Maximov, dai, ma intanto che porto la gente dentro. E Atmaduro, anch'io ce l'ho un po' Atmaduro. Ma voglio dire, sbaraccami la zona. Ho anche migliorato tutto, no? Perché lui vuole che gli miglioriamo la zona per i controlli. Che poi i controlli li faccio io. Vabbè, lasciamo stare che non c'ho voglia di arrabbiarmi. Ma che bella vaccona. Salve signora, come... Ciao Cizio, dai. Vieni giù, vieni giù, vieni giù, vieni giù, vieni giù. Dai, avanti. Quella mucca chiaramente mi trasporta del denaro. Scusi, devo controllare che non ci siano serpenti a bordo del suo veicolo. Immagino che ne troverò probabilmente parecchi. Aspetta, 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 aspetta. È proprio lì in angolino. Dimmi che stasera mi richiedono del denaro falso, che non sarebbe male. Prenda questi soldi, te lo prendi tu. E tanti saluti. A me non mi prendi per il culo. Ok, un'altra di denaro falso. Resta lì, non far minchiate. Intanto ho trovato altre due unità di denaro falso anche sugli altri pneumatici. Non ti ho controllato il motore. Ah no, il motore si controlla da dentro. Pure nel tanicozzo della benza. Scusa, ma che c'è il veicolo che va a denaro falso? Ma mi prendi in giro? Tutti e due. Qua c'erano tre unità di denaro falso. C'è neanche più spazio nell'inventario, Ciccio. Ah, ok. E vai di arrostino. Dai che a fine giornata forse riesco a comprare qualcosa di figo. Ma magari facciamo un potenziamento al buon Maximov, che se lo merita anche lui, eh. Cioè, fa un cazzo tutto il giorno. Ragazzi, la mucca chi se la tiene? Non fate complimenti, Maximov, tienitela tu, che così hai sempre le palle girate. Magari per una volta mi sorridi. E che stracocchio. Avanti il prossimo. Non so chi fosse lui, probabilmente era l'Acaristano. Sì, era l'Acaristano. Datemi un secondo. Che sto bevendo nella vita vera, ma mi è venuto da ridere perché ho visto uno, due e tre finestrini rotti sicuramente. Aspetta. Aspetta. No, beh, per davvero? Ero sicuro che fosse il contrabbandiere. Signore, mi perdoni, forse mi sono confuso io. Allora, diamo un'occhiata a Lim Tungalang, che è diventata Tungalog. Perché non ci voglio fare il controllo io manualmente. E a posto. 26 aprile 1979. È una mia impressione o le scritte sono differenti? Forse sono io che ho la vista mezza intrippata. È un Hazard 5. Quindi può entrare. Tuttavia, questo mi sembra di colore differente. No? Davvero? Oh, sta storia dei colori mi sembrava di averla. Ecco, era questo che era differente. Ah, maledetto Kagastan con l'orso che in realtà sembrava creature differenti. Allora, dichiara di portare. Direi decisamente troppa roba, Ciccio. No, tu non puoi essere dentro il peso di trasporto. Neanche se vuoi, 2006 e al massimo hai 2008. Come non detto, come non detto. Ok, vediamo se può fare un controllo veloce. Oh, sportellone laterale. Santo sportellone laterale, così mi risparmi un bel po' di porchi e fatica. 5, 3, 2, 2, 5, 2, 5. No, 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 a me non mi pigli per il culo. Lettera di vettura sbagliata e per il resto, zio Billy, è già tardi. Ok, direi una gomma, due finestrini e non tre. E anche un paraurti mancante, zio Billy. Oh. Signore, spero di aver trovato tutte le sue irregolarità. Rifiutozzo tattico. Si può salvare solo se mi mette sotto Novik. Dov'è Novik? Ti è andato male, Ciccio. Guarda quello, è tutto sminchiato di lato, signore. Si fermi. Come fa ad andare avanti? Le pecore qui, ma le capre sono tutte vere? Sì, un'altra ispezione perfetta. C'ha il baffo furbo, te. Un baffo furbo da contrabbandiere, mi domando? Probabilmente no, signor Timofei Stepanov. Trasporta tre capre. Ed in effetti sì. Scusa, ma le capre non pesano un po' tanto. 4003 con un 4190. Per il resto è un Grazduk, quindi può entrare. I colori sembrano giusti. Le date, anche il timbro è della Karisan. Dobbiamo segnalare due gomme e due finestrini. Perché, signore, lei penserà che sono imbecille, eh? Ma porca di quelli per porca, lo vedo che è tutto sbucato. E ti manca anche un paraurti, ma porca. E voi direte, Lon, ma dov'è l'altro finestrino? È qua. È qua, porco canaglia. Ok, rifiutozzo tattico anche a te. Sono già le 5. Avrei dovuto migliorare le luci così possiamo rimanere qua più a lungo. Perché noi alle 9 comunque a prescindere dobbiamo staccare. E spero anche, perché onestamente devo andare a contrabbandare. Ok, io spero di aver fatto tutti i controlli, ma c'ho qualche dubbio. Vediamo un po'. 3,45, ottimo, abbiamo 3.600 dollari. Allora, signor Zamir Altansuk. Quel che tu succa a me non interessa, Zamir, eh.
Allora, è a bordo di un Azam 72, quindi regole di ingresso violate. Trasporta 5 fertilizzanti e 4 bagagli. 7 giugno, 5 dicembre, passaporto giusto. Signore, anche il veicolo mi sembrava integro. Rifiutozzo tattico anche per lei. Lo so, è una minchiata. No, 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 il veicolo è giusto. Cioè, devo fare attenzione perché se nel documento del veicolo c'è scritto il nome sbagliato, io non me ne accorgo. Magari rifiutiamo qualcuno che invece sarebbe dovuto entrare. Buon Salvino, comandiamo. Non vedo finestrini rotti, purtroppo. Dammi qua. Ok, ispezione perfetta. Qui abbiamo il signor Miroslav Pavlovski. Zio Billy, ragazzi. No, io non te la controllo. È un Grazduk 4190. Cioè, stai trasportando un sacco di roba. Sei dentro per pochissimo. Il veicolo è perfettamente integro. No, no, non mi metto a fare il controllo. Va bene così. Guarda, probabilmente sto per fare una minchiata delle mie. Sono il primo a dirlo. Buona giornata anche a te. Vediamo che non me la prendo io in quel posto. Ma vabbè, dettagli. Sono le 6 passate. E molti controlli li ho accelerati e non sono arrivati contrabbandieri. Quindi non ho avuto macchine da sventrare. A meno che tu, ultimo cliente della giornata, salve tua nonna, non provi a fare il furbacchione. Che dici? Hai provato a fare il furbacchione? Controlliamo le gommine. Quasi non me ne accorgevo. Ciccio, vieni giù, vieni giù, vieni giù. Proprio l'ultimo della giornata, ci ha provato. Allora, aspettate che intanto, quando tentassi di fuggire, gli scarico i bagagli. Aspetta che tu non abbia altri bagagli anche davanti. No, rompere le balle o ti accoltello anche il cugino di quinto, quarto e sesto grado. Sai che c'ho l'inventario pieno, non mi ricordo se sono andato a svuotare tutto. Speriamo non sia troppo denaro falso, che non c'ho tempo da perdere. Ho capito quanto mi regali. 9,20 non è neanche male, in effetti. Ma sto cercando di fare il bravo ragazzo. Cioè, sì, contrabbando anch'io, ma nei limiti dell'accettabile. Ok, poi abbiamo questa gomma che chiaramente presenta delle difformità. Niente serpentelli qui, nemmeno qua. Ciccio, ma lo faccio per te che magari esce il serpentello e ti smozzichi, eh? E che stracocchio. Sta calando troppo velocemente le tenebre, tutte cose. Cioè, sono pieno zeppo di denaro falso nell'inventario. Ok, ti facciamo una bella gosa. Sei nel resto, ciccio? Ecco qua, perfetto. Vieni a giocare con noi in dogana. Dovrei riportarli anche indietro, ora che ci penso. Quanta gente c'è? Fammi vedere. 1, 2, 3 e 4. Possiamo anche aspettare, in effetti, eh. Più che altro, diamoci invece una mossa. Visto che dobbiamo contrabbandare 6 stupefacenti, 9 sigarette e 9 alcolici. E io che ci faccio qua? E io per una buona volta cosa c'ho? Denaro falso. Che non gliene frega niente a nessuno. Zio Billy, abbiamo stupefacenti, sì. Alcolici anche, mi consolo. E le sigarette, sono abbastanza sicuro di averle riportate indietro. Come allarme! Come allarme, ma porca la miseria! Aspetta, Maximov, dobbiamo togliere l'auto da qua, se no non mi danno... 54 persone! Non sono neanche andato a rifornirmi di proiettili da Vlado. Quindi di questo passo a qualcuno dovrò sparare probabilmente con la pistola d'ordinanza. C'è un furbacchione che si è avvicinato troppo. Aspetta. Ok, molto morto. Qualcuno vicino al coso esplosivo. Esplodi, no. Ok, ho preso uno giusto per bucio di chiurlo. Signori, mi hanno aggredito malamente. Amici, colleghi, proteggetemi. Aspetta che c'è un signore laggiù. Stanno avanzando troppo. Ma da dove arriva sta gente? Ok, è stato un errore. Avrei dovuto effettivamente rifare le recinzioni. Ecco, ora so dove spendere il denaro. Zio Billy, sono tutti super triggerati malissimo. Ok, ho passato gli ultimi 2 minuti a stare zittino e a sparare tatticamente alle persone. Granata! Caccia la miseria. Magari si fossero pigliati da soli, ma no. Mai una stracocchia di gioia. Signore, lei è la visione periferica quando mani la vita? Ok, è morto anche vicino. Posso andare a controllare il suo corpo? Se siamo fortunati, aspetta. Che porca miseria, continua ad arrivare gente ogni 2 secondi. Sì, ma io qua sto finendo le munizioni. Ancora 4 persone, gente. Aspetta. Ok, mi basta anche fermarli in modo tale che non sparino più di tanto. Ne restano 2, dovrei controllare i tizi. Corro, 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 corro. Vedo che stanno despunando. Dai, 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 dai. Tutte munizioni per il fucile. Tua nonna in cariola, ormai non controllo più niente. Ma sarai rompipalle però. $1260, grazie, ma dovrò spenderli probabilmente in... Che ore sono praticamente? Le 8, ok, ok, ok. Dicevo, dovrò probabilmente spenderli in munizioni. Ciccio, libera la zona, così vengo anche pagato.
Ale, mi piace quello che vedo. E... no, li porto domani in Gattabuia, non c'ho voglia. Ok, vediamo un po' dove mi attendono di bello. All'orso ubriaco, va che bella cosa. Va, è una così bella serata, voglio dire un saltino a bere qualcosa. Ce lo possiamo anche fare. Signore, buongiorno. Non fumi le sigarette, che poi le vengono le malattie quelle brutte. Allora, io ho portato un po' ad cocchium. Se ti basta bene. Oh, sto pagando bene però, eh. E se no, ciccia, vuoi anche della vodka? Ok, 7 sigarette e 3 taniche di alcol. Vediamo un po' cosa ho con me, se no mi tocca riportarlo alla centrale di polizia. Oh, sigarette siamo messi bene, ottimo. E mi sa che ci manca solo una di alcol. Ma porca la miseria, se lo sarà bevuto Novik, quell'imbriacone maledetto traditore, lo mettessero sotto di nuovo? Purtroppo non riesco a completare la missione, l'incarico. Per una tanica di alcol. Vabbè, non importa. Comunque abbiamo messo da parte una discreta sommetta. Ok, io do un'occhiata all'interno della locanda. Giusto 10,1 secondi. Salve, sto cercando documenti del KGP. E salve compagno comandante, tua nonna in cariola. Sospetto di tutto. Se ricordo bene, cioè se hanno mantenuto lo stesso luogo, i documenti in realtà stavano qua dentro. Oh, si può entrare. Aspetta, dov'è che erano? Dentro un armadio? Ah! Perfetto! Ah, postissimo. Tutti che fumano e non fanno un cocchio da queste parti, è assurdo. Ok, ciancio le bande, sono ritornato indietro. Mi hanno già addebitato un po' di costi. Aspetta che allora scarico tutta sta cocaina, perché se no, se vado avanti e indietro, rischiamo di essere aggrediti durante il viaggio e lo vorrei evitare. Sì, sì, signore, una buona nottata. Ho contrabbandato illegalmente tutte cose, ma mi scoprirete forse fra un paio di anni. Lasciamo stare che è meglio. Oddio, guarda, denaro falso. Se mi avessero chiesto quello, era praticamente fatta. Ma che due maronzoli, porca canaglia. Oh, miseria ladra, non sono andato da Vlado. Vabbè, non penso che ci aggrediranno. A stretto giro, mi hanno letteralmente aggredito 2 secondi fa. E nel prossimo episodio voglio sperare che la situazione, almeno nelle prime giornate, sia relativamente tranquilla. Se no, siamo nell'M più totale. Anche perché chiamar Vlado mi costa 100 dollari. Ci voglio buttare via denaro, insomma, sono un risparmiatore io. E io invece sono il telone di 3 ore dopo, che pensava di aver registrato abbastanza materiale, ma editando si è accorto che gli mancavano almeno 3 minuti. Yay! Peraltro non so nemmeno dove sia il telefono per chiamare Vlado in caso di necessità. Ciccio, ce l'hai tu qua in Gattabuia? No? Vuoi vedere che forse ce l'ho io nel mio ufficio? E non me ne sono tipo mai accorto. Eccolo qua, perfetto. No, non volevo cliccare. Sono stati commessi degli errori. Oddio, Vlado mi costa un centone. Se mai la situazione prendesse una brutta piega, vedrò di chiamarlo. Salve, signore. Mi vuol dare i documentini? Zio Billy, quanta roba c'ha lì dietro? Calamise. No, ah, ti posso dire con assoluta certezza che quando c'hai una Micros così tanto carico, la Micros trasporta al massimo 990, sei fuorerrimo di peso del veicolo. Perché non t'ho neanche visto in faccia? Seran Shabirov! Che bei nomi, ragazzi. 5 febbraio, 4 settembre, è una Micros. 9 bagagli, si saranno anche 9 probabilmente. ZFC bla bla bla. Diciamo di sì, il veicolo mi sembra anche integro, guarda quanti! Ciccio! Non mi puoi far ste cagatine però, Tornatene a casa, porcheri quelli per porca. Che poi noi ancora iniziamo a lavorare alle 8 o alle 9? Perché voglio dire, sono già le 10. Forse iniziamo alle 8. Dovevamo fare come il signor Telonowski di Arstorska, che lui si iniziava a lavorare alle 6. Aia. Aia, Ciccio, qua. Prevedo cose brutte per te, c'è il finestrino rotto anche lì dietro. Te mi spuzzi di contrabbandiere, lontano un chilometro. Eliz. Anzi, scusa, Eliz, porta pazienza, ma santo daltonismo, direi che qua c'è una piccola irregolarità. Però trasporta sostanze infiammabili. Potrebbe essere un bel problemone. Oh, stanno per scadere. Ma non sono ancora scaduti. È una Micros... una Micros 26. La Micros era l'auto di prima. Razza di imbecillo. Guarda, anche il numero di passaporto è sbagliato. Per il resto, la targa mi sembra giusta. Guarda, ti manca una parte della carrozzeria. Abbiamo già trovato 2 finestrini rotti. Beh, che non è finita, ovviamente, se andiamo dietro. Olè! 2 fanalini rotti. E per la mia gioia dovrei anche conteggiare i ba... Oddio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne dichiara... 7, perfetto. A me non piace se preso per il chiurlo. Si cuca il timbrino rosso e si leva anche dai maronzoli. No, 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 cioè, mi arrivi qua spacciandola per una Micros. Oh, ragazzi, è fattibile, ragazzi, è fattibile.
Vai, vai Novik, vai verso morte certa. Oddio, è fatta, è fatta, è fatta, è fa... Gli sparo al materiale... No, 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 tirami fuori... Aspetta, aspetta, aspetta... Ah! No, no, Lunino, ti hanno dato solo 175 dollari, probabilmente hai ciccato qualcosa. Ah, ciccato qualcosa che mi gira alle balle. Novik! Giusto una gamba, giusto una gamba, giusto una gamba, giusto una gamba, Novik. Direi che è accettabile, è accettabile, ciccio. Figlioli, mettiamola così, io per questo episodio mi fermo qua perché sono super triggerato. Peraltro ho scoperto che alcuni dei vetri di Novik sono fasulli. Solo alcuni sono veri, vedete, questo sì, questo no. Oh, che cosa succede? I colleghi mi sparano. No, bastardi, bastardi, aspetta, aspetta, aiuto, aiuto. Ma siete scemi nel cervello. La possiamo risolvere pacificamente. Stavo facendo uno scherzo goliardico. Ok, direi che mi posso ritenere molto ma molto licenziato. Non posso fuggire nemmeno. Ah, basta. Maximov, da te non me lo sarei mai aspettato. Ma porca la miseria, hai ucciso il tuo compagno. Avete iniziato a sparare voi. Io stavo facendo fuori un po' di vetri. A Karikatka si trovano forzieri sepolti contenenti la fortuna di Oberankov. Davvero? Però così mi tocca ricominciare la giornata. Ma che truffa assurda. Vabbè, dicevo, figlioli, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Che ne sapevo io che non puoi sparare a caso dopo un po' i tuoi colleghi. Cioè io sparo in aria un po' di volte e questi si triggerano male? No, forse è perché ho sparato a Novik e quindi hanno detto non si può sparare a Novik prima delle 18. Sparo un po' di vetri, si incocchiano? No, 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 no. Tutti amici di Novik all'improvviso. Ora sono tutti tranquilli, posso sparare alle finestre. Nessuna ripercussione. Vabbè, sono accadute cose, lasciamo stare che è meglio. Figlioli, per la 100esima volta direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti i vostri compagni vi tradiranno in favore di Novik. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao, 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 scappo via, scappo via, scappo via. Ciao, ciao, ancora vivo. Ma che sfiga, è immortale quel bastardo.